Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi prepareremo insieme delle polpettine di melanzane con il cuore sorpresa. In più vi farò vedere come preparo dei bastoncini di buccia croccanti. Come snack sono davvero perfetti. È una ricetta che io preparo da anni e ogni volta conquista il palato di tutti. Quindi dai, iniziamo subito con la preparazione. Iniziamo la preparazione di queste buonissime polpette partendo dalle melanzane, quindi elimino il picciolo, le taglio in fette. Le fette in bastoncini. E poi in tocchetti. I tocchetti li andrò a mettere in una ciotola capiente, quindi una melanzana è pronta. Ora mi dedico alla seconda, quindi dopo aver tagliato il picciolo andrò a pulirla dalla buccia. La buccia non la butto perché dopo andremo a fare dei bastoncini croccanti, ottimi come snack. La melanzana la poi taglierò in fette, le fette in bastoncini e poi in tocchetti, unendola all'altra melanzana. Quindi pronte le melanzane, aggiungo del sale fino, mescolo per bene, metto un piatto sopra e appunto le lascio sudare. Nel frattempo mi dedico alla buccia che andrò a tagliarla formando i bastoncini, in due o tre parti, dipende poi dalla grandezza della buccia. Pronti i bastoncini li tengo per un attimo da parte. E mi dedico ai tocchetti di melanzane che sono ormai ben sudati, quindi andrò a friggerli nell'olio ben caldo, fino a doratura. Una volta dorati andrò a metterli su della carta assorbente. E le lascio freddare completamente. Nel frattempo che i tocchetti freddano mi dedico alla buccia, quindi andrò a impanarli nella farina condita con un po' di sale fino. Quindi li giro cospargendo la farina su tutti i lati e poi li frigo nell'olio dei tocchetti. Ci vorrà davvero un attimo. E una volta pronti li metterò su della carta assorbente. Prima però di iniziare a preparare le polpette ne mangerò qualcuno, sono davvero troppo sfiziosi. Ormai i tocchetti sono freddi, quindi andrò a strizzare il pane ammollato nell'acqua che andrò a mettere in una ciotola grande, dove andrò ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Aggiungo del formaggio grattugiato misto, sale fino, un po' di aglio in polvere, risulta molto delicato rispetto a quello fresco, e poi un po' di pepe nero se piace, macinato, un uovo intero, non molto grande, e poi i tocchetti di melanzane fritti, che sono ormai freddi. Quindi mescolo velocemente finché otterrò un composto omogeneo. Ora andiamo a formare le nostre polpettine. Io nel frattempo ho preparato anche dei tocchetti di scamorza bianca e della farina condita con un po' di sale. Quindi prendo un po' di impasto. Lo appiattisco un po' con le dita e al centro andrò a mettere due tocchetti di scamorza. E quindi chiudo, formando così la polpettina di melanzana, mettendola dentro il piatto con la farina. Quindi in questo modo continuo a formare tutte le altre polpettine.
Formate le polpettine e passiamo alla frittura, quindi andrò a cospargerle con la farina su tutti i lati. Io andrò a fare una doppia impanatura, quindi con della farina bianca, e poi vi farò vedere come anche vengono con il pan grattato. Una volta impanate, eliminando anche la farina in eccesso, verifico che l'olio sia arrivato a temperatura e quindi le metto all'interno dell'olio a friggere. Qui sono tutte le polpettine che ho impanato nella farina bianca, quindi verifico che siano ben dorate sotto per poi girarle e friggerle sull'altro lato. Una volta fritte andrò a metterle su della carta assorbente. Ora andrò a impanare quelle con il pan grattato, quindi cospargo il pan grattato su tutti i lati. E poi le metto a friggere. Quindi una volta dorate su entrambi i lati le metterò su della carta assorbente. Ed eccole qua pronte, quelle con il pan grattato hanno la crosta più ruvida, invece con la farina hanno la crosta più liscia, ma in tutte e due versioni sono davvero deliziose. E ora vediamo l'interno. Queste polpettine di melanzane con il cuore a sorpresa conquisterà davvero tutti. Dovete assolutamente provarle. Non mi resta che ringraziarvi per la visione, mandarvi un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!